Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me. Poi offri questa preghiera a te come mia per soddisfare la preghiera di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dare tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà. Regina Immacolata Celeste, Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti quei sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto, ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna, guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia, ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, grazia plena Dominus tecum. Benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Cielo, volume 2, capitoli 54 e 55, e forse 56, 7, 8 e forse 10 agosto 1899. Questa mattina l'amabile mio Gesù non ci veniva. Dopo tanto aspettare e riaspettare, finalmente è venuto. Era tanta la mia confusione ed annichilazione che non sapevo dirgli niente. Gesù mi ha detto: quanto più ti annienterai e conoscerai il tuo nulla, tanto più la mia umanità, spiccando raggi di luce, ti comunicherà le mie virtù. Io gli ho detto: Signore, sono tanto cattiva e brutta che faccio orrore a me stessa. Che sarò innanzi a voi?
E Gesù, se tu sei brutta, sono io che ti posso rendere bella. E nell'atto di così dire ha mandato una luce da sé all'anima mia, e pareva che le comunicasse la sua bellezza. E poi abbracciandomi ha incominciato a dire: quanto sei bella, ma della mia stessa bellezza. Perciò sono tirato ad amarti. Chi può dire quanto sono restata più che mai confusa, ma tutto sia a sua gloria. Continua a farsi vedere quando appena è quasi tirato con gli uomini, per quanto l'ho pregato che versasse in me le sue amarezze, è stato impossibile. E senza darmi retta a ciò che gli dicevo, mi ha detto: la rassegnazione assorbisce tutto ciò che può essere di pena e di disgustoso alla natura e lo converte in dolce. Ed essendo l'essere mio pacifico, tranquillo, in modo che qualunque cosa potrà succedere in cielo e in terra non può ricevere il minimo alito di turbazione. Quindi la rassegnazione è la virtù di innestare nell'animo queste stesse mie virtù. L'anima rassegnata sta sempre in riposo, non solo essa, ma fa riposare tranquillamente anche me in lei. Mentre questa mattina il mio dolce Gesù è venuto, mi ha trasportato fuori di me stessa ed è scomparso. Ed avendomi lasciata sola, ho visto che dal cielo scendevano come due candelabri di fuoco e che poi, dividendosi in tanti pezzi, si formavano tanti fulmini e grandine che scendevano in terra e facevano uno strazio grandissimo sulle piante e sugli uomini. Era tanto l'orrore e la cattività del temporale che non si poteva neppure pregare, le persone non potevano giungere a ritirarsi nelle proprie case. Chi può dire quanto sono restata spaventata? Onde mi sono messa a pregare per pregare il Signore. Ritornando Gesù, ho visto che in mano portava come una bacchetta di ferro e dalla punta una pala di fuoco, e mi ha detto: la mia giustizia è lungamente trattenuta, e per questa ragione vuole vendicarsi contro le creature, mentre loro hanno ardito di distruggere in loro ingiustizia. Ah sì, niente di giusto trovo nell'uomo. Si è pur tutto contraffatto nelle parole, nelle opere, nei passi. Tutto è inganno, tutto è frode, tutto è ingiusto. Sicché penetrando nel cuore, l'interno e l'esterno non è altro che una sentina di vizi. Povero uomo, come ti sei ridotto! Mentre così diceva, la bacchetta che teneva in mano la dimenava in atto di ferire l'uomo. Io gli ho detto: Signore, che fai? Non temere, vedi questa palla di fuoco che farà fuoco, non colpirà che i cattivi, perché i buoni non ne riceveranno nocumento. E io ho soggiunto: ah, Signore, chi è buono? Tutti siamo cattivi. Ti prego di non guardare a noi, ma la tua infinita misericordia, e così resterai placato per tutti. Dopo ciò ho soggiunto: figlia della giustizia e la verità, come io sono verità eterna che non inganna, così l'anima che possiede la giustizia fa rilucere in tutte le sue azioni la verità. Quindi, conoscendo per esperienza la vera luce della verità, se qualcuno vuole ingannarla con la luce che avverte in sé, subito conosce l'inganno. Onde avviene che con questa luce della verità non inganna se stessa nel prossimo, né può ricevere inganno. Frutto che produce questa giustizia e questa verità è la semplicità, che è un'altra qualità dell'essere mio, che penetra ovunque. Non c'è cosa che può opporsi a farmi penetrare dentro. Penetra nel cielo e negli abissi, nel bene e nel male. Ma l'essere mio semplicissimo, penetrando anche nel male, non si imbratta, anzi, non ne riceve il minimo adombramento. Così l'animo con la giustizia e con la verità va raccogliendo in sé questo bel frutto della semplicità. Penetra nel cielo, si introduce nei cuori per condurli a me. Penetra in tutto ciò che è bene, e trovandosi coi peccatori a vedere il male che fanno, non resta imbrattata. Perché essendo semplice subito si sbriga senza ricevere nocumento alcuno. È tanto bella la semplicità che il mio cuore resta ferito da un solo suo sguardo. Un'anima semplice è di ammirazione agli angeli ed agli uomini. Abbiamo visto questi tre capitoli, 7, 8 e 10 agosto. Il terzo speriamo di riuscire a meditarlo bene, perché due mi sembravano troppo striminziti perché sono piccolini, ma questo terzo meriterebbe una lunga meditazione.
Vediamo la Divina Volontà attraverso lo Spirito Santo dove ci porta. Allora, il primo capitolo del 7 di agosto ci parla dell'importanza del nostro nulla. Non tanto del nostro nulla in se stesso, perché il nostro nulla è un fatto oggettivo, cioè tu puoi anche pensare o ritenere di essere qualcosa o qualcuno, ma tu non sei altro che nulla più il peccato, tu ed io più di te. Punto. Il problema è che gli uomini, alcuni a chiacchiere lo dicono, altri a fatti lo smentiscono dalla mattina alla sera in continuazione. Perché è facile dire, facendosi in qualche modo anche spiritualmente belli o atteggiandosi da umili, io sono nulla più il peccato. Altra cosa è comportarsi nella coscienza che si è il nulla più il peccato. E si vede subito, insomma, perché, come dicono i maestri di spirito, l'umiltà va provata. Tu non sei umile se ti umili, ma sei umile quando altri ti umiliano e tu stai buono e zitto e lo accetti per amore di Dio. L'umiltà, San Bernardo ha fatto delle lezioni magistrali su questa materia e si riconosce, no? Ci sono un bellissimo libretto suo, i 12 gradi dell'orgoglio o della superbia, stessa cosa, e dell'umiltà. Ci sono tante spie, no, che ci fanno riconoscere, sono insegnamenti dei maestri di spirito, non i miei, l'anima umile dall'anima non umile. Ne cito alcuni che cita anche San Bernardo in quell'opera, no? Per esempio, l'autogiustificazione. Il difendersi quando, l'autogiustificazione è difendersi quando ci viene mosso un piccolo appunto, un piccolo rimprovero, giusto o sbagliato che sia. Non vorrei dilungare troppo la meditazione, ma ho sempre ricordato un esempio di San Domenico Savio, che un giorno a scuola, questo santo ragazzo, faceva freddo, era d'inverno, c'era una stufa, dei monelli misero delle palle di neve dentro la stufa, intossicando e facendo scatenare una ventata di fumo nauseante in tutta l'aula. Quando venne il maestro, chiese chi era stato, e questi dissero: era stato Domenico. E Domenico, zitto, senza dire una parola, si è presa la punizione severa a quei tempi di questa operazione. Poi il maestro venne a sapere la verità, andò da San Domenico a dirgli, dice: Domenico, ma perché non mi hai detto che non eri stato tu? E quello gli ha risposto, dice: perché questi due poveretti già sono tanto cattivi, se uno gli dà anche un'altra punizione rischiavano, insomma, di compromettersi l'anno o cose di questo genere. Io invece me la sono presa tranquillamente, che tanto io sono bravo, e l'ho offerta per questi miei amici. A questo punto può aggiungere, diciamo, l'umiltà e lo spirito di mortificazione, no? La persona umile interrompe la persona non umile, la persona superba, quando si parla, interrompe il prossimo, non ascolta. E la persona non umile parla troppo quando non deve parlare e parla poco quando deve parlare. Queste sono tutte quante finezze dei maestri di spirito. Ancora, la persona superba, ci siamo nel regno della Divina Volontà, è la seguitrice della propria volontà per antonomasia. Non, questo si vede dal fatto che non ascolta, non ubbidisce, non si lascia guidare, non si lascia condurre. Ecco. Asseconda i propri pensieri, i propri desideri, i propri voleri, le proprie idee, senza essere docile. E ancora ce ne sono tantissime. La persona superba e non umile è restia a chiedere perdono, cioè anche quando riconosce i propri sbagli non chiede perdono, non si umilia, magari fa anche qualche segnale, insomma, per far capire quando è grossolano, insomma, che ha sbagliato, ma non va dalla persona a chiedere: guarda, ti chiedo perdono per quello che ho fatto, ho sbagliato, d'accordo? Non lo fa. E tante altre cose, no?
Invece noi, Gesù ci raccomanda che quanto più ti annienterai a conoscere il tuo nulla, quanto più la tua umanità, la mia umanità, spiccando raggi di luce, ti comunicherà le mie virtù. E qui emerge la santità di Luisa: no, Signore, sono tanto cattiva e brutta che faccio orrore a me stessa che sarò innanzi a voi. Allora, qui Luisa stava tu per tu con il nostro Signore, quindi non può mentire in questa circostanza, quindi non sta atteggiandosi a giocare a fare da umile, quindi queste cose le vede realmente. Ma se uno si mette in verità davanti a Dio, ma che cosa vogliamo andarci a raccontare? Che cosa vogliamo dire? Che cosa vogliamo fare? Cioè, dinanzi alla perfezione assoluta che Dio è, no? Se anche forse per grazia di Dio siamo preservati dai peccati più gravi, o forse Dio non ci dà la coscienza a volte di commettere qualche cosa di grave ai suoi occhi e che noi riteniamo una sciocchezza, no? Potrebbe anche essere questo. Leggevo ieri un altro scritto di Luisa, stupendo, che mi ha fatto commuovere, dove Gesù praticamente era apparso ricoperto di sputi con le persone che stavano facendo tutti quanti i colori, e diceva queste parole: dice, guarda che l'unico umile sono io che mi sono fatto ridurre in questo modo. Gli esseri umani, come diceva Santa Teresa, per gli esseri umani, tra gli esseri umani nessuno è umile, d'accordo? Nessuno, perché l'umiltà non è altro che la verità di quello che sono, cioè che io sono nulla più il peccato. È così, d'accordo? Cioè, umiliarsi vuol dire abbassarsi ad un grado inferiore rispetto a quello che si è. E questo l'ha fatto soltanto Gesù. Perché che Gesù gli sputasse in faccia, non c'era, cioè, secondo giustizia, non c'era nessun motivo per farlo. Primo perché è Dio, secondo perché non ha peccato e non c'è peccato in lui. Quindi che uno sputi in faccia a Gesù e che Gesù lo accetti per amore di Dio e per amore della nostra salvezza, quella è umiltà in senso stretto. Se uno viene a sputarmi in faccia a me, ma io lo devo ringraziare, e non sto scherzando, perché quello sputo io me lo merito, a differenza di Gesù. Ora, queste cose devono penetrare nel profondo del nostro cuore, d'accordo? Perché altrimenti così non ci saremo mai. E la Sacra Scrittura dice altro che regno della divina volontà: Dio resiste ai superbi, dà grazia agli umili. A un superbo Dio non dà niente, non dà, zero, non si fida. Non si affida, non gli può dare le sue grazie. Non può. Quindi fino a quando non c'è, come dire, uno scardinamento, perché è chiaro che nessuno di noi può dire di aver chiuso i conti definitivamente con la superbia, però uno scardinamento, insomma, di questo orribile vizio, che è pochissimo confessato, perché non è che se noi non c'era lussuria, per grazia di Dio abbiamo finito, ce ne stanno altri 6 di vizi capitali. Quindi, e il primo non era lussuria, lussuria è il terzo, il primo è la superbia, il secondo è l'avarizia. Quindi vuol dire che questo io prepotente, prevaricante, altero, deve essere ucciso, deve essere da noi, perché è più grave della lussuria, è al primo posto, e è più grave pure dei soldi, l'attaccamento ai soldi, che San Paolo definisce la radice di tutti i mali nelle sue lettere, che è il secondo vizio capitale. E questo basti per il primo capitolo. Secondo capitolo, anche questo è molto importante, Gesù parla della rassegnazione. Bisogna comprendere bene questo termine, no? Perché nella nostra accezione, almeno la mia percezione soggettiva di questo termine, non è molto positiva, no? Cioè, rassegnazione, uno dice, vabbè, che dobbiamo fare? Sopportiamo. Quindi sembra essere una cosa un po' non bella. Ma etimologicamente, quindi e profondamente, spiritualmente, la rassegnazione non è altro che la conformazione del nostro volere ai voleri di Dio, cioè è quello che Sant'Alfonso chiama l'uniformità al volere di Dio. Quindi qualunque cosa accada, qualunque circostanza, prospera, avversa, qualunque comportamento delle creature, nei nostri confronti, imprevisti, disagi, castighi, lo vedremo nel capitolo seguente, io prendo e mi uniformo al volere divino. Noi sappiamo dagli scritti sulla Divina Volontà, l'ho detto tante volte,
nella meditazione, no? Che questo non è ancora vivere nella divina volontà, questo è dottrina comune della Chiesa da sempre, per sempre insegnata ed è quello che hanno fatto tutti i santi, cioè io ho una mia volontà ribelle, Dio me la prova mettendomi dinanzi a delle cose che me la uccidono la mia e io me la faccio uccidere, d'accordo? E dico, Fiat, va bene, si fa quello che vuoi tu e non si fa quello che voglio io. Mi prendo questa cosa anche se non mi piace, accetto questo imprevisto anche se non mi piace, sto in questa situazione anche se non mi piace, faccio il volere di quest'altra persona anche se vorrei fare il mio. Questa era l'assegnazione. Allora questo, certamente questo, come dire, è condizione necessaria, anche se non sufficiente per vivere nel divino volere, ma è necessaria però, perché non è che può vivere nella divina volontà una persona che fa sempre la capoccia sua e poi ogni tanto fa l'atto preventivo, fa l'atto di attuare di unione con la divina volontà, non esiste proprio. Quindi questo è una piattaforma e questo, su questo dobbiamo lavorare tanto, cioè è una piattaforma che ancora presuppone l'esistenza di una volontà umana non fusa con quella divina, perché quando si ha la fusione delle due volontà non si è più una volontà umana che si uniforma a quella divina, ma si ha una sola volontà che opera e tutti gli atti della persona sono atti divini, quindi la volontà non pone più nessun tipo di resistenza in nessun modo a quella divina. Questo dobbiamo arrivarci se vogliamo entrare nel regno della divina volontà, altrimenti stiamo fuori, fuori. Allora, questo paragrafo spiega la famosa frase di Santa Caterina da Siena, l'ho citata tante volte, che tutte le sofferenze, nessuna esclusa, tutte le sofferenze dell'uomo, tutte le inquietudini, i turbamenti, gli stati di tristezza, depressione, tutte le porte che si aprono al demonio, tutto quello che ti pare, deriva solo dal fatto che tu fai come ti pare. Che tu fai quello che ti pare. Quindi che la tua volontà si erge prepotente e Dio ti lascia perdere. Dio ti lascia perdere poi. Dice, vuoi fare quello che vuoi, accomodati, buon divertimento, riceverai il salario della volontà propria, che è l'insoddisfazione, è l'infelicità, è la frustrazione, è la tristezza, l'inquietudine e qualora fai un peccato mortale, che è la somma manifestazione della volontà umana che si erge oppositrice a quella di Dio, come dice San Paolo, riceverai, il salario del peccato è la morte dell'anima, la morte interiore. È scritto a chiarissime lettere nel Nuovo Testamento, Il salario del peccato è la morte fisica che noi vivremo, che è una conseguenza del peccato originale, è niente in confronto alla morte interiore, che noi ci autoprovochiamo quando pecchiamo. Ma il peccato non è altro che manifestazione della volontà propria così superba al punto di andare contro positivamente a quello che Dio vuole e che ti ha manifestato. D'accordo? Questo è sempre così, quando si trasgredisce in maniera grave qualcuno dei 10 comandamenti, ma è così anche quando noi conosciamo la divina volontà in maniera certa, per quanto è possibile umanamente conoscerla, e poi facciamo un bell'atto di insubordinazione, di ribellione, come galletti ringazzulliti e cominciamo a fare come ci pare, nonostante che Dio palesemente ci abbia manifestato dei diversi voleri. Queste sono cose che poi ciascuna persona deve verificare con l'aiuto del proprio direttore spirituale, no? Quali sono i voleri certi che Dio manifesta nella tua esistenza, a cui devi fare attenzione a non ribellarti, a non andarci contro, perché anche se non è materia di 10 comandamenti, che da un punto di vista oggettivo non hai fatto quasi niente, però da un punto di vista soggettivo hai fatto e come, e te ne accorgerai perché sperimenterai come salario del peccato la morte. Io penso sempre che sia grande sapienza per l'uomo confrontarsi con queste verità oggettive, e tanto ti piacciono o non ti piacciono, ci credi o non ci credi, questo è,
Cioè, non è che dice a me non me ne frega niente, scusate, non me ne importa niente, io pecco e poi starò bene. No, se tu pecchi stai male, capito? Non lo decidi tu. Perché sta scritto che il salario del peccato è la morte, capito? Cioè, se tu tiri una rivolverata a uno, io gli tiro una rivolverata e gli faccio il solletico. No, no, se tu gli tiri una rivolverata, quello muore. Ah, ma io volevo fargli il solletico, gli ho tirato una rivolverata con l'intenzione di fargli il solletico. Ma se gli tiri una rivolverata, quello muore. Non gli hai fatto il solletico. Capito? Se uno pecca, muore. Ha voglia di dire, ma io pecco perché me la voglio, voglio godere un po' la vita. Ma che problema c'è? Mi voglio distrarre 5 minuti. Non ti godi la vita, non ti distrai 5 minuti. Sperimenti la morte. Punto. Se non ci credi, peggio per te. Non è peggio per qualcun altro. Peggio per te, eh? D'accordo? Perché chi muore sei tu, non è qualcun altro. Perché i peccati propri, se scontano, e personalmente, tu non muori per i peccati degli altri. Il profeta Ezechiele, non è che i padri hanno mangiato l'uva acerba e i denti dei figli si sono allegati, sta scritto nel profeta Ezechiele. Ognuno paga le colpe proprie. Le paghi tu, Non le paga qualcun altro. Allora, qui Gesù poi mostra ancora. È un tema molto frequente negli scritti, molto frequente, molto più frequente di quanto pensiamo. Quindi questi scritti di cielo, questi scritti che manifestano la divina volontà, questi scritti che mi fanno capire come la divina volontà non è altro che cioè una rivelazione profondissima dell'amore di Dio e del desiderio che Dio ha di intessere un rapporto di amore personale con ciascuna delle sue creature perché possa essere ricolmata dei beni che il divino volere gli riserva, ricambiarli e cominciare a rigodere il paradiso terrestre sulla terra. Ecco, l'ho detto in due parole, cos'è nell'essenza, per quanto io ho capito, la rivelazione del divino volere. Eppure in questi scritti ricorre in continuazione il tema della divina giustizia e dei castighi. In continuazione. E ricorre anche in continuazione il tema, in altri scritti, che Gesù fa queste cose, ci sono poi le lotte tra Luisa e Gesù, perché Luisa dice no, ci penso io, versa la tua amarezza nella mia bocca e non castigare le persone, usa misericordia. E delle volte Gesù lo fa e delle volte Gesù non lo fa, perché dice guarda, sto male a dover fare una cosa di questo genere, ma proviamo almeno con questo, perché gli uomini continuano a correre all'impazzata, a sfracellarsi e io non so più come farglielo capire. Che poi, tra l'altro, io questa è una mia considerazione personale, questo si vede anche con gli esseri umani, no? Cioè, il castigo non è quasi mai accettato, quasi mai. Cioè, è l'ultima cosa a cui ricorre il nostro Signore, perché opportunamente lui, che è un buon pedagogo, ordinariamente cerca di correggere con l'amore, con la pazienza, con la misericordia, da fartelo capire, perché sa che se calca la mano, quasi nessuno capisce che quello è un castigo, tra virgolette, divino, e quindi si corregge e lo concepisce come un atto estremo di doloroso amore nei propri confronti. No! E i castighi cominciano a bestemmiare contro Dio e a dire perché se Dio è buono fa per me, fa succedere queste cose. Capite? Ecco, per cui io nella mia stolta miseria umana dico, sì, certamente che perché Dio li permette o a volte li manda i cosiddetti castighi? Perché nessuno, quando poi andrà dall'altra parte, ora dirgli, sì, ho capito, ma tu a forza di farmi un sacco di carezze, io ho la testa dura, devi darmi una bella mazzata per farmi capire. E questo nostro Signore non se lo farà dire, ci vuole la bella mazzata, ti è arrivata pure quella, ti è arrivata, ma tu non mi hai sentito manco quella. Sono cose che spiega molto bene San Tommaso. Nonostante che il cosiddetto castigo, 90 volte su 100, questa è una percentuale mia, almeno a quello che mi sembra di poter vedere in giro, quindi non c'è niente di affidabile, spero che sia superiore la percentuale di successo, ma nel 90% dei casi il castigo peggiora le cose, non migliora. Non migliora. Già esperienza comune, insomma, nel nostro vivere umano, che già quando si alterano, diciamo, e si accendono i toni di un discorso, di una discussione, generalmente si peggiora la situazione quando ci sono dei motivi di discordia, no? Quindi figurati in questi casi. Però il Signore, lo deve fare per non dare a nessuno, il giorno del famoso giudizio universale, quando si vedrà
che è andata all'inferno, che ci ha voluto proprio andare con tutti e due i piedi e con tutte le forze proprie, che nessuno in pubblico davanti a Dio potrà dire: eh no, se tu mi avessi dato due sganassoni, io mi sarei ravveduto e non sarei precipitato nel pozzo infernale. Eh no, questo nostro Signore non se lo farà dire da nessuno. Ecco, poi c'è questa disquisizione, ci picchia che prolunghiamo un pochino la meditazione, sulla verità, la giustizia e la semplicità. La semplicità, a detta di tutti quanti i teologi e i maestri di spirito, è uno dei più profondi attributi di Dio, solo che per entrarci dentro ci vorrebbe veramente una lezione di, e anche non molto semplice, a proposito di semplicità, di teologia trinitaria sull'essenza divina. San Tommaso d'Aquino spiega benissimo come è da intendersi la divina semplicità, che è una perfezione assoluta, e che qui Gesù dice che si può comunicare all'essere umano. Come? Ecco. Figlia della giustizia e la verità. Qui non parla della giustizia divina, la giustizia divina in quanto retribuisce le colpe dopo questo mondo e le castiga al fine della correzione in questo mondo. Ecco. Sperando che si capisca sempre bene il termine castigo, castumagere, che cosa significa. Se uno preferisce può dire corregge in questo mondo, se gli dà fastidio la terminologia. C'è figlia della giustizia e la verità. La verità è un concetto molto grande. E vivere nella verità è quanto di più bello possa esistere. Perché la verità vuol dire adesione al reale. Reale non è soltanto quello che si vede con i sensi, ma il reale è ciò che è oggettivo, anche non visibile, sperimentabile con i sensi. Quindi le cose più vere di tutti sono le verità di fede. Parentesi, il caso Galilei verteva solo su questo, che Galileo diceva questa cosa in due parole: se io sperimento una cosa e la verifico in laboratorio, quella è una verità incontrovertibile, d'accordo? Perché la posso riprodurre. Questa è la scienza galileiana, che è una cosa molto buona di per se stessa. Però che Dio è trino, io non lo posso dimostrare. È una verità di fede. Quindi è certo che è una verità più alta di quello che posso dimostrare in laboratorio, ma quello che posso dimostrare in laboratorio è più certo di quest'altra verità. Chiunque di noi leggendo queste cose dice: caspita, è vero, e non è vero manco per niente. Questo fu il caso Galileo, non è vero manco per niente, perché la Trinità di Dio ha un fondamento più solido della prova sperimentale, perché dipende dalla rivelazione, dipende da una manifestazione divina di Dio che non sbaglia, non può ingannare, non inganna, non può ingannare. Cioè, quello che tu sperimenti in laboratorio, qui, se cambiassero le condizioni, come dire, dell'atmosfera, quindi in un altro mondo, non sarebbe più vero. Ma che Dio è trino, è vero, ieri, oggi e sempre, è vero sulla Terra, è vero se esistono 100 miliardi di altri mondi possibili, non sappiamo che esiste tutto l'altro universo, è vero dovunque, sempre dovunque. Questo era il caso Galilei. Quindi la verità ci porta nel mondo vero dell'oggettivo, su Dio, sulla realtà e su noi stessi. La verità di noi stessi l'abbiamo visto, che cos'è? La verità è l'umiltà, scusate. Quindi, quando si sta in questa verità, si sgamano subito, si avvertono subito gli inganni, minimamente, d'accordo? Per combattere, per esempio, il combattimento spirituale contro il demonio, noi dobbiamo essere radicati nella verità, cioè capire subito quando ti arriva un pensiero, una suggestione, dove ti porta. Cioè imparare a fare discernimento. Capito? Perché qualunque pensiero che ti porta lontano dalla divina volontà, che ti porta lontano dall'umiltà, che ti porta lontano dalla verità oggettiva, tu lo mandi al diavolo, da dove viene? Subito, non lo secondi. Ti porta nel peccato, roba di questo genere. Frutto che produce questa giustizia e questa verità, quindi la giustizia intesa come, non nel senso di retribuzione, ma la giustizia intesa come conformità della volontà umana alla volontà divina. Il giusto è colui che si aggiusta alla divina volontà.
Quindi Dio vuole quello, lo voglio pure io. Dio non lo vuole, non lo voglio. L'adesione alla verità oggettiva, complessiva, totale, sul Dio, sul bene e sul male, sull'uomo, sulla verità di noi stessi, queste due potenze messe insieme producono la semplicità. E che cosa significa? Per esempio, guardate questo qui. Penetrando anche nel mare non si imbratta, anzi non riceve il minimo adombramento. I padri della Chiesa, quindi dicevano, quindi chi ha questa proprietà? Se si droga il peccatore a fare fa vedere il male che fa, non ne resta imbrattato, perché essendo semplice subito si briga senza riceverne documento altrui, alcuno. Quando un'anima è arrivata a questo punto, come dire, i padri della Chiesa dicevano, avevano questo slogan, Omnia munda mundis, cioè tutte le cose sono pure per i puri. Adesso attenzione bene ad applicare questo principio in maniera spregiudicata e garibaldina, perché è tutto da dimostrare che noi stiamo in questa verità, in questa giustizia e che siamo già partecipi della divina semplicità, d'accordo, che può, come dire, spaziare dovunque senza imbrattarsi con nulla. Ma l'anima veramente che sta così, ma non gliene importa proprio niente di nessuno. Cioè, non importa proprio niente, può anche vedere un'immagine oscena, attenzione al senso, d'accordo? Non perché la va a cercare, ma magari ci si imbatte oggi, basta che ti giri con la macchina e t'alzi l'occhio e te vedi un quadro, te vede la signorina in mutande reggiseno, perdonatemi, ecco, che sta facendo la réclame della maglia intima. Allora, se tu stai in questa, ti ci casca l'occhio, non ti fa né caldo né freddo, non ti viene manco un'idea strana, non ti viene. Solo se stai in questa condizione, però. D'accordo? Solo se stai in questa condizione. Si dice nel proverbio popolare, no? Chi va con lo zoppo impara a zoppicare, no? Però dice, bisogna anche andare, come faceva Gesù, in mezzo ai peccatori per convertirli. E io dico sempre, attento, prima andare in mezzo ai peccatori per convertirli, devi essere convertito tu. Se non è che tu converti loro, ma ti convertono loro a te. Chi va con lo zoppo impara a zoppicare. Gesù andava a mangiare con i peccatori, non certo per approvarli, o per benedirli, né tantomeno per farsi indurre da loro al male, ma andava per tirare fuori. Ma Gesù chi era? Gesù era assolutamente semplice, capite? Quindi quando si ha questa profonda semplicità, si ha anche una grandissima libertà di spirito e, come dire, refrattarietà dinanzi a tutto quello che è male. Non, cioè, io non te calcolo proprio, capito? Cioè il peccato fa talmente vomitare, fa talmente schifo, ma non, cioè, non te calcolo proprio, capito? Cioè, il demonio che viene a fare? Che c'è a fare a casa mia? Ecco perché Luisa dice che nel regno della divina volontà il demonio non c'entra proprio più, perché è inutile che viene. Che viene a fare? Cosa viene a fare? A farsi umiliare da una povera creatura che gli dirà sempre di no? Che ci viene a fare? Potrà scatenare qualche putiferio, potrà scatenare qualche finimondo, ma non la tentazione grossolana, non la fa più. Capito? Perché è tempo perso. Il demone è superbo, quindi non va a perdere tempo con una creatura che disprezza come noi, quindi esseri umani già di razza inferiore rispetto a lui e poi segnati da un sacco di peccati attuali, dal peccato originale, quindi per lui siamo meno che feccia, d'accordo? Figurati se lui si va a far mettere in riga, mi ricordo come diceva Padre Pio, l'ho conciato per le feste, gliel'ho suonate per bene quando andavano i demoni a cercare di stuzzicarlo, figurati se si fa mettere in riga da un essere umano. Non lo fanno scene proprio. Ecco perché il demonio non entra nel regno della divina volontà, ma prima sì però, fino a quando non ci stiamo dentro. Ecco, il resto su queste splendide virtù della verità, della semplicità, della giustizia, ce lo dirà lo Spirito Santo nella nostra preghiera personale.
Bene, Divina Maria, nessuno come te, pur non avendo il peccato, è stato umile. Nessuno come te è stato pienamente aderente alla divina volontà in tutto. E nessuno come te è stata radicata nella giustizia, nella verità e nell'assoluta semplicità. Tu potevi e puoi guardare e intercettare qualunque cosa senza che minimamente la tua purezza, la tua integrità, la tua luce virginale sia intaccata. Ecco, noi ci rivolgiamo a te perché innanzitutto di radicarci nella santa umiltà, senza la quale non c'è nessuna speranza di nessun tipo di serio cammino di santificazione, anche a prescindere dal desiderio di entrare nel regno del Divino Volere. Ti chiediamo di aiutarci in tutto a stare uniti ai divini voleri. E di crescere sempre più nella giustizia, nella conoscenza della verità, che è la nostra fonte primaria di salvezza, ed è la porta d'accesso a questo mirabile attributo divino, che è appunto l'assoluta semplicità, propria anche questa caratteristica della fusione con il divino volere, e che ci rende davvero uno con il Signore, refrattari e quasi intoccabili dinanzi ad ogni forma di suggestione e di allettamento da parte delle forze del male. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico al farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.